Buonasera, si Buonasera! sente? Abbiamo Si di sente la nuovo musica? cambiato lo studio. Ogni venerdì faremo una prova per lo studio. Dove stiamo meglio? Siamo le nomadi di questo luogo. Però ci piace. E questa è la sigla! Possiamo fare anche un ballato migliore. Oggi è il 20 gennaio ed è finalmente venerdì. E sapete questa cosa? Venerdì. Il prossimo venerdì è l'ultimo di gennaio. Questo gennaio che sembra non finire mai. Oggi, no, per io me ho una percezione totalmente diversa. Sì. Per me sta andando velocissimo. Siamo già a gennaio, tra poco è febbraio, tra poco arriva la primavera e con neanche un pochino ci ritroviamo a 40 gradi! Proprio tra poco così, ma oggi ha nevicato in un sacco di posti. Sì, anche ieri anche Milano nevicava, tu hai visto la neve? Ma a me non sembrava neve. Io a Bucinasco ti assicuro che ho visto la neve. Vabbè, bene. Se me la assicuri tu. Vabbè, io ci credo, che ti devo dire? Ok, ma bando alle ciance, andiamo subito con le nostre rubrichette. La prima rubrichetta è la posta del cuore. Va che bei cuori rossi, va. Tutti rossi che siamo, belli. Certo che potrebbero metterci quegli effetti. È vero, da Instagram. Sì, quegli effetti cuoriciosi con tutti i cuoricini sulla testa. Vai, chi ci ha scritto? Vado. Chi ci ha scritto? C'è scritto un bel ragazzino. Urca. Di nome Claudio. Ok. Che dice, ciao Eri B. Ciao MM. Ciao. Sono Claudio, 27 anni. Ragazzino, un signorotto ormai. Mi sono lasciato da poco con la mia ragazza. Siamo stati insieme 8 anni. Non sono pochi, eh? È una relazione importante, diciamo. Quanti anni fa? Quanti anni avevi 8 anni fa? 19. Io un po' di più, però comunque ero giovane. Sto pensando perché sia 27 anni a metà. Vabbè. Ad un certo punto ci siamo resi conto che non volevamo più le stesse cose e abbiamo deciso di chiudere. Ovviamente è stata una relazione importante e non si dimentica tutto in un minuto. Ovviamente. Ma in questi giorni ho conosciuto una ragazza che mi ha colpito molto e nel ci senso stiamo. Che ti ha tirato una sberla. Esatto. No. Forte. Quelle molestie. E ci stiamo sentendo, siamo usciti a bere qualcosa anche un paio di volte. E ho voglia di sentirla e di rivederla. Ma ho paura di non riuscire ad aprirmi totalmente, di non riuscire ad aprire il mio cuore ad un'altra persona. Ho paura di non aver dimenticato ancora la precedente relazione. Non voglio far soffrire nessuno e non voglio essere falso. Mi piace questa cosa, mi piace. Sì. Dovrei parlargliene di questa relazione appena conclusa? Dovrei confrontarmi con lei oppure lasciar perdere ed uscire con una nuova ragazza nel momento in cui mi sentirò davvero pronto? Ah, di base ci stai dicendo una cosa che ho colto solo ora. Cioè che forse lui non si sente pronto. Esatto, se ha questi dubbi effettivamente magari non ti senti pronto, ma secondo me, sì, secondo te, bisogna sempre buttarsi nella vita, perché magari comunque con questa persona tu sii sincera, almeno io mi metto nei panni di questa nuova ragazza che vorrei comunque sapere realmente che cosa pensi, com'è la tua vita amorosa in questo periodo. Vorrei che tu fossi sincero. Se poi le cose non andranno bene, pazienza. Però che ne sai, magari invece poi tra qualche mese riesci ad aprirti. Ah, io penso sempre questo. E chiedo al regista se può gentilmente abbassare un pelo la musica. Ok, grazie, perché stiamo diventando sorde, ma fa niente. Io penso che in realtà la verità è sempre, sempre, sempre la cosa giusta. Sono d'accordo. Quindi, fossi in te, prenderei questa nuova ragazza e gli direi: cara, io sto uscendo da una storia di 8 anni, complicata, non so ancora se in realtà ho dimenticato l'altra, mi piaci tanto, perché mi piaci tanto, però vorrei andare un attimo
con i piedi di piombo, perché comunque la scottatura è ancora bella, esatto, forte. Esatto, esatto, io sono d'accordo con te, Ribi, questa volta sono veramente d'accordo, perché è così, sono contenta di questo tuo consiglio che diamo a Claudio. Quindi Claudio, facci sapere, non aver paura, perché la paura e poi posso dire un'altra cosa, e basta con queste paranoie, ragazzi, basta. E dai, cioè, avete rotto, cioè, voglio dire, in amore non è vero che vince chi fuggi, ma vince chi è onesto, esatto. E io so che hai inventato sta frase, è proprio una roba brutta, non è vero, sì, sì, sì. Non è vero. Solo Tiziano Ferro diceva se com'era, più mi vorrai, meno mi vedrai, meno mi vedrai, più sarò con te, cioè, non è vero, non no, è vero, non è vero. Titi Ferro, mi spiace ma non è così, Titi. Vabbè, Ferro, se no mal che vada, next. Stavi diventando sopra di sì, ok, no, perché pensavo, ma che ci piace talmente tanto, perché pensavo di avere io l'udito super sviluppato, ma non che era ci vero. Piace, ci piace, ma noi andiamo avanti con le nostre prossime rubrichette. E la prima rubrichetta è il ti sblocca un ricordo, sblocca questo ricordo, pa, pa, pa. Chissà se riesce a trovarmi la sigla il regista su YouTube, non lo so, però non questa so. Sigla, l'altra sigla. Non so se l'hai preparato, se gliel'hai io detto. Io non l'ho preparato, e allora se non gliel'hai detto. Però secondo me è molto smart e quindi riesce a farcelo. A vediamo, 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 vediamo. Allora, vedo che si sta caricando YouTube. Perché lo sblocca il ricordo di questa sera è questo, che non vi dirà niente per il momento, ma era la sigla di una bellissima sitcom andata in onda nel 1991. Non dice niente, non dice niente, non dice niente. Vi dico chi sono i partecipi. Chi partecipa? Dici quelli, personaggi. Quelli che partecipano sono Gene Gnocchi, Teo Teocoli, Silvio Orlando e Gabriella Godia. E loro sono i vicini di casa. Adesso tra poco arriva. Cioè, te non ti dice assolutamente niente. Niente, sto continuando a guardare il video, okay. Perché ragazzi, secondo me non guardare avanti come me. Ma adesso lo sento che sta per partire. Allora, questa qua in realtà è un ricordo sonoro più che visivo. Perché a te ti è venuta in mente ricordandoti la musica? Assolutamente, eccola. Vicini, vicini, vicini di casa. Qua stanno ballando tutti quelli che sono nati prima degli anni 80. Vicini, vicini di casa. Oh, io non sono nata prima degli anni 80. Vabbè, vicini di casa, diciamo che se la ricordano tutti quelli che nel 91 avevano almeno 6 anni, almeno 6 anni. Okay. Quindi io non faccio parte di questo gruppo, ma dice Ribi, che cos'era? Allora, intanto, Vicini di casa, serie televisiva sitcom prodotta da Mediaset, ovviamente tutto in casa, del 1992. Andava prima in onda il giovedì sera alle 20:30, ma poi è stato passato sulla domenica. Ci sarà una seconda stagione nel 1992. Erano le vicende di due fratelli, i fratelli Bauscia. Proprio cosa più milanese non c'era. Esatto. Anche Bauscia potresti mettere nel tuo. Ma me lo segnerò per i miei sgami, me lo segnerò. I due fratelli Bauscia erano Silvio Orlando e Teo Teocoli. Silvio Orlando chiaramente del sud, okay. E Teo Teocoli milanese doc. Come fanno a essere fratelli? Come fanno a essere fratelli? Sono fratelli di padre, ok? Ecco. Il signor Bauscia, ok? Teo Bauscia, cognome. Quindi Teo Teocoli milanese doc, con hobby del ballo, playboy, con il punto debole è quello dell'azzardo. Orlando invece, Orlando Bauscia, regista, amante del cinema d'autore, originario del sud, fratello di padre. Nello stesso palazzo abitava Eugenio Torelli, cioè Gene Gnocchi, okay. Che si chiama Eugenio, okay? Inventore di giocattoli, ok, appassionato del calcio balilla, cioè del calcetto, ok, okay. Nel loro palazzo c'era anche una persona famosa. Questa persona famosa proprio sul loro pianerottero era Gabriella Golia, la signorina buonasera di Italia 1. Ah, ma era nella sitcom, era veramente. Faceva se stessa. Bellissima. Sì, bellezza. Lo sapevo. Ovviamente Eugenio perde la testa per Gabriella Golia. Oltre a questi quattro personaggi c'erano due personaggi satellite, cioè
satellite di secondo piano, che sono le signore delle pulizie. Pettegole, erano due comico che si chiamano Circe e Nausica, che raccontano un po' tutti i fatti del palazzo. Perché quindi si svolgeva semplicemente solamente su un pianerottolo e nelle case di queste persone. Tendenzialmente la casa principale era quella dei due fratelli, assolutamente. Immagino. Ma la possiamo trovare ancora da qualche parte? Possiamo rivedercela? Su YouTube ci sono soltanto 3 episodi e la sigla. Ma io credo che in qualche cassettina di Mediaset ci sia. Lo cercheremo. Qualche pezzo. Chicca delle chicche è stato scritto da Gino e Michele. Tu dici, chi sono Gino e Michele? Non lo sai? No, infatti io faccio sempre finta di niente. Fatelo anche voi, tanto lo so che Gino e Michele, esatto. Gino e Michele sono due autori di Zelig. Ok. Non so cosa ho detto, ma qua succedono cose in diretta, non sempre cose. Va bene, comunque, due autori di Zelig, ok. Sono gli inventori di Zelig. Sono gli inventori di Oddio, pure una voce dall'alto, aiuto. Ma vi do questa chicca, Gino e Michele, anche dietro a una serie di canzoni di Enzo Iannacci. Del tipo, la canzone tu forse la conosci, perché ci vuole orecchio, bisogna averlo nel secchio, tutte quelle cose lì, è scritto anche da Gino e Michele. Comunque vabbè, niente, no. Perché ci vuole orecchio, esatto, questa, oh mamma mia, e anche sembra, sai che cosa, poi sembra di essere all'interno di una puntata di Mai Dire Gol. Ah, io pensavo con i giallappi. No, assolutamente. Potremmo avere già, ma perché io ho tirato fuori questo ricordo? So. Perché in realtà si diceva che la serie fosse, quantomeno il palazzo fosse a Milano 2. Invece ci sono dei forum su internet che dicono che il palazzo sia un palazzo di crema. Ah, quindi c'è. Però nella serie erano a Milano. Milano, assolutamente. È sempre niente, così. Ho regalato vicini di casa. E Ribi, tu ci devi raccontare come ti vengono in mente questi ricordi. Ah, in realtà questo qua è partito da un ricordo sonoro, nel senso che ogni tanto mi viene da cantare vicini di casa. E c'è chi mi risponde e si prende bene dietro sta cosa. E quindi da lì poi parte tutto e ci porti questi ricordi. Questo sbloccone. Bene, a me piace sempre poi andare a rivedere quando io finisco la diretta. Vai a vedere che belle pettinature della Gene Gnocchi e anche che belle camicie. Sono stato bello giovane negli anni 90. Sì, si parla di 30 anni fa. Alla faccia! Bene, andiamo avanti! Con la prossima rubrichetta. Senti che bella sigla. Visto che ci siamo vestite uguali, ma non farlo apposta, vi giuro che non casualmente, casualmente. Quindi la prossima rubrica è quali sono gli scami di MM. Cosa ci racconterai questa volta? Allora, questa volta io sto portando un po', diciamo, un vocabolario milanese essenziale per vivere a Milano. Sì, perché ci sono delle parole. Parole. Giusto. Sì. Parole. Delle parole che noi fuori sede non conosciamo, esatto. Quindi che sentiamo nella nostra quotidianità e molte volte, molto spesso ci troviamo in mezzo a delle conversazioni e cadiamo un po' dal pero. Quindi uno arriva a Milano, va all'università, va a lavorare e comunque in tutti i campi troviamo un compagno di università o un collega che ci chiede all'ora di pranzo. Ma cosa ti sei portato? La schiscetta! La schiscetta, ragazzi! La schiscetta! La schiscetta per te è una cosa così normale. Ah, per me è una cosa normale, ma adesso ripensandoci un attimo, forse arriva da schiscetta. Cioè, da una cosa molto schisciata, cioè, quindi schiacciata. Ah, schiacciata, perché schisciata vuol dire schiacciata. Schisciata. No. Ma comunque, di base, adesso siamo arrivati a portarci il nostro bento con dentro il cibo, esatto, e le forchettine. Bento è molto più bello. Tutto plastic free, di bambù e via. Ma un però tempo sai come si faceva? Dentro due foglietti, un sacchettino del gelo e via. Di quelli lì tipo dell'IKEA. Sì, esatto. No, invece la schiscetta quindi è il pranzo che vi portate da casa, è il vostro baracchino. Baracchino è un'altra cosa a Milano, però. Cos'è? Il baracchino è quello dove tu vai a comprare il panino.
Ah, è tipo il paninaro. Sì. Che confusione! Io vado sempre un attimo in crash quando iniziamo poi con queste parole che utilizziamo noi italiani, le stesse parole per dire tante cose, ma va bene! Quindi portatevi la schiscetta. La schiscetta è sempre un'ottima soluzione, soprattutto se lavorate nel centro. Esatto. Ve lo assicuro. Poca spesa, massima resa, direbbero. Quindi andiamo avanti. Prossima rubrichetta. La senti? Insomma, gli eventi della settimana a cui io e Ribi non andrei. Dov'è che non vai questa settimana? Dov'è che non vai? Allora, ti piacciono i comici? E ride. E ride. Sì, mi piacciono. A me no. Io, ragazzi, in realtà non è vero, mi piace un certo tipo di comicità, però quella di questa persona che sta per dire assolutamente no. Praticamente domani e dopodomani, cioè quindi sabato e domenica, al teatro degli Alcimboldi c'è Enrico Brignano. Grande, io lo amo, no, a me piace, mi piaceva quando faceva il fidanzato di Cettina in Un medico in famiglia. Tipo dai, sui video mi ho sempre fatto sapere. Vabbè, comunque lo spettacolo si chiama Diamoci del tu. Perché cosa ti dovrebbe dare dell'AI? Mi viene da pensare, però vabbè, fa niente. Divertitevi tantissimo e salutatelo tanto. Poi, ti piacciono i film Disney? Sì. Ti piacciono le musiche dei film Disney? Sì, ma anche a Dimmene una. Non lo so, tipo del Re Leone, cioè i titoli non lo so. Va bene, comunque. Allora, le musiche più belle di Disney in concerto a... Ah no, questo era già passato. Era mercoledì, scusate. Vabbè, pazienza, non sei andata? No, non sono andata, era sempre gli Alcimboldi, divertitevi. Pensavo che uscissi con sono andata, invece. Allora, invece ho trovato un evento assolutamente curioso. Aiuto. Ma che leggendo effettivamente che cosa fosse, mi sono detta, oddio, ma mai ci andrei? Praticamente è uno spettacolo teatrale al Teatro del Verme, in centro, vicino al castello, si chiama Goodbye Papà, spettacolo in multilingua, cioè il 21 domani sera alle 20 e poi domenica alle 18:30, 12 euro costa, quindi neanche tanto. Praticamente c'è una storia che viene raccontata in più lingue. Bello. Ma tu sei fuori. E Ribi, sono andata ad uno spettacolo di dei bambini che facevano questo spettacolo, una scuola inglese, italo-inglese. E quindi facevano un po' i discorsi, i dialoghi in italiano, un po' in inglese. Ed è bellissimo. Erano bambini. E schiacciavano. E si capisce. Pensa a un adulto che ti inizia un discorso in italiano, passa dallo spagnolo e conclude in inglese. Bello. Cioè, mi sarei messa a piangere in un angolo, non avrei capito niente. Bellissimo, ci andrò. Ci andrò, diversi, va bene, grazie. E poi l'ultimo è, io sono un'appassionata dell'Oriente in generale. Esatto. Domenica c'è il Capodanno cinese. Sono contrariata perché dovevano farlo di nuovo in Paolo Sarpi. Giusto, non è possibile, quindi io non ci andrò. Lo fanno all'Arena a partire dalle 14 di domenica. Quindi io mi oppongo. Mi spiace, ma infatti. Non ti arrabbiare. Si entra troppo. Nell'anno del coniglio, comunque. Bene, perché che la fortuna è il segno zodiacale di Giuseppe del ristorante Bacchette Forchette, che mi viene dei Baimi, Baimi di Via Novara. Non so se potevo dirlo meno. Che Baimi vuol dire Bacchette Forchette. Ah, non lo sapevo. Non è vero. Va comunque bene. Una volta si chiamava Corona. Ci tengo a dirlo. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, ci vediamo presto. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con una domandella. La domandella della scorsa settimana era: ma tu preferisci svegliarti presto o andare a dormire tardi? Allora, l'80% ha votato, perché su Instagram, se ci seguite su Milano News, si può votare. Potete votare, andare a dormire tardi. Ma raga. Sì. Ma cosa state dicendo? Sì. Ma vuoi mettere svegliarti quando la città dorme? È una roba pazzesca. I nostri follower sono sempre d'accordo con me. Sempre. Secondo me sei tu che voti più volte. Esatto, con più account. No, assolutamente. Svegliatevi presto la mattina, quel silenzio, quella pace che vi permette di riflettere. Punto e basta. Riflettere nel senso che ti guardi allo spazio e rifletti. Ok, niente. Dopo di questa possiamo concludere qui.
Ok, quindi allora state pronti perché ho creato la Lega del Fanta Sanremo. Giusto, ascoltateci il lunedì su Cristallo Radio perché comunque parleremo anche di questo, anche del Fanta Sanremo. Siamo lì, se non erro inizia il 12-13 febbraio, quindi siamo più o meno. Ma ci portiamo avanti. Ci portiamo un po' avanti. Quindi concludiamo con una bellissima domandella. Noi vi salutiamo, ci rivediamo la prossima settimana che sarà finalmente il 27 di gennaio. Giornata importantissima, giornata della memoria, tra l'altro. Ah, giusto, esatto. Andremo in onda, ottimo. Esatto. Quindi la domanda di questa settimana è: quando fai la doccia, ti lavi prima il corpo o prima i capelli? Ciao!